questo libro io l'avevo già presentato qui, perché è mia abitudine, per l'affetto che ci lega con Luigi e con Rita, io ogni libro che scrivo la prima presentazione la faccio qui da Olembu, ma questo libro, essendo stato pubblicato in febbraio del 23, eravamo proprio alla fine della pandemia, forse era una delle primissime riunioni fatte dal vivo dopo quel periodo in cui li facevamo online, infatti eravamo ancora su, sì. E c'era stato un afflusso molto modesto, per cui abbiamo pensato di riproporlo, perché la maggior parte dei soci storici dell'associazione se l'era perso, non che sia una gran perdita, voglio dire, però da parte mia i miei figli ci tengo a presentarli tutti, e questo era rimasto un po' nascosto. Allora, la copertina è già intrigante, come potete vedere c'è un disegno che tra l'altro è stato realizzato da mio figlio più grande, che è un disegnatore, un artista, e quindi gli sto chiedendo di realizzarmi le copertine dei libri quando è possibile. E che cosa rappresenta? Sotto il titolo, che anche lui intrigante e volutamente un po' malizioso, Pene, diritto e fantasia, che richiama un film, Pane, amore, fantasia, però qui anziché pane c'è pene, perché si rifà al trattato di Beccaria dei delitti e delle pene, perché questo libro, che poi magari intanto io lo definisco un pamphlet più un libro, perché è sottile, è un libro di poco spessore volumetrico, ma di spessore morale invece piuttosto importante, è una satira sulla giustizia, o meglio sulla ingiustizia, che purtroppo quotidianamente ci viene proposta dai fatti di cronaca. Il telegiornale è un'ondata di fatti tristi, ma molto spesso sono ingiustizie. Alle ingiustizie del telegiornale si aggiungono quelle che leggiamo sui quotidiani, e poi ci sono anche le ingiustizie perpetrate dagli uomini di legge, avvocati, magistrati, soprattutto, che certe volte con delle sentenze scandalose sono più orripilanti di certi reati che sono stati commessi. Ecco perché io ho chiesto all'avvocato Iannelli, che ho conosciuto nell'occasione in cui parlammo della violenza sulle donne dopo l'omicidio di Giulia Cecchettini. Quindi ci siamo conosciuti in quella circostanza, e io gli ho chiesto se era disposto a dialogare, a fare la parte seria di questo dialogo, perché io con la satira vi propongo l'aspetto anche divertente, se vogliamo, cioè suscito l'ilarità e la risata, ma dietro quella risata poi si nasconde l'amaro invece della realtà. Perché quando noi sentiamo sentenze veramente scandalose, riprendendo il discorso della violenza sulle donne, che finisca in femminicidio o si fermi soltanto allo stupro e alla violenza, quando sentiamo un magistrato, e per di più donna, dire ma qui la violenza non ci può essere stata perché la donna aveva i jeans, quindi evidentemente ha collaborato, si è scesa lei, oppure altro magistrato donna, questa donna era talmente brutta e mascolina che non può essere che abbia suscitato desideri di possesso da parte di un uomo, e quindi non può essere che l'abbiamo violentata, anzi quasi quasi dovrebbe ringraziare la donna che ha trovato uno disposto. Cose allucinanti. Poi per fortuna queste sentenze vanno a finire cassate, e poi si rifà il processo d'appello, e quindi vengono mandate alle ortiche,
le peggiori, ma non sempre. Il caso di Beniamino Zuncheddu, che conosciamo bene, è arrivato a fare 32 anni da, probabilmente da innocente, e anzi in questo caso è stato proprio la cocciutaggine di un magistrato, donna anche questa, ma viceversa, questa veramente che ha sentito il dovere morale di riprendere questo processo che ormai era passato in giudicato, cioè è stata fatta un atto fuori dal normale di riprendere un processo già terminato e già altra sentenza femminile scandalosa. Nell'ambito di un matrimonio, una donna in costanza di matrimonio, quindi senza essersi separata o divorziata dal marito, denuncia il marito perché ha l'abitudine o ha avuto alcune occasioni in cui l'ha costretta a subire dei rapporti sessuali in momenti in cui lei non lo voleva. Vabbè, questo è effettivamente è un po' strano pensare che in una coppia poi si arrivi anche alla denuncia rimanendo sposati, però prendiamo la parte giuridica, e la parte giuridica ci dice che la giudice in quel caso ha sentenziato che, ma in fin dei conti si sa che nel gioco delle parti tra un marito e moglie, tra maschio e femmina, il maschio deve sempre, per un gioco di ruolo, cercare di vincere la resistenza della donna. Ma perché? Perché deve vincere la resistenza della donna? Ma stiamo scherzando? Perché la donna deve essere resistente? Non, in un matrimonio, in un rapporto affettivo, non dovrebbe avere lo stesso desiderio del marito, o anche di più certe volte. Quindi insomma, queste sentenze sono veramente allucinanti. E allora, ma parliamo anche di tantissime altre forme di violenza, violenze sui minori, su bambini. Quante volte abbiamo visto bambini piccolissimi di 2-3 anni negli asili nido, puniti e maltrattati da maestre o comunque assistenti, che dovrebbero essere delle pedagogiste, che li maltrattano, li costringono a mangiare a forza, li picchiano, e soltanto perché ci sono le telecamere in questi asili, che poi vengono scoperte e licenziate. Oppure violenze sugli anziani, violenze su persone deboli nelle RSA, negli alloggi, negli ospizi di vecchietti che vengono proprio malmenati in tutti i modi, proprio maltrattati. Ecco, allora, fatto questo quadro, che purtroppo è la quotidianità, c'è questo signore, questo che vedete qui rappresentato, questo è il signor Erminio, è una mia invenzione, è un pensionato che, come noi, legge tutti i giorni queste schifezze e non può fare niente. Che cosa può fare per cambiare il destino delle cose? Può soltanto chiudere gli occhi e pensare che cosa farebbe lui se avesse un'ora sola, ti vorrei, il potere di fare delle sentenze, di impartire punizioni a destra e a manca. E allora questo Erminio si medesima nel ruolo di Minosse, il diavolone che sta all'ingresso dell'inferno dantesco e che ha una lunga coda, e secondo Dante Alighieri, che aveva una fantasia che questo libro impallidisce al confronto. Allora, io sto presentando questa pamphlet satirico che ho concepito come satira sull'ingiustizia, e perciò mi piaceva avere come contraltare, poter dialogare con un rappresentante della legge, perché io sono un medico, qui degli articoli, dei codici, so quanto ciascuno di noi, insomma, come adulti ci orientiamo, ma la legge è un'altra cosa. E allora
questa mia satira, ero arrivato al punto, stavo presentando il protagonista di questo libro, che è questo Erminio. Io ne prendo un altro. Questo Erminio che vuole imitare il Minosse della Divina Commedia e come lui con la coda giudica e manda a seconda chiavinghia, questo signore Erminio, che è un pensionato, sublima i suoi pensieri punitivi mandando i vari colpevoli dei vari reati nelle bolge dell'inferno, ma impartendo loro delle punizioni che sono assolutamente incredibili. Cioè, se avessi scritto questo libro con l'idea di affermare queste cose, mi avrebbero già arrestato o messo in manicomio, perché la satira si fa satira. Però è giusto riportare poi alle cose serie, agli aspetti seri, ed ecco perché c'è l'avvocato che poi ci dirà la sua in merito. Io questo Erminio, che si chiama Erminio perché il diminutivo di Erminio può essere Erminiuccio, e può essere il diminutivo anche di Minosse, ecco perché è un po' questo nome che gli ho affibbiato di Erminio. E per dirvi un tipo di penitenza, per darvi l'idea del tenore, tutti sappiamo che il modo migliore per sconfiggere la violenza è la dolcezza. E allora Erminio pensa alla dolcezza come metodo per redimere i violenti. A testa in giù dentro dei barili pieni di miele, così con la dolcezza il sistema una volta per tutte. E le altre penitenze sono più o meno arzigogolate, e i vari capitoli delle punizioni sono classificati secondo il metodo di Erminio, che era un archivista che lavorava presso un notaio, per cui aveva acquisito una certa conoscenza dei codici penali e anche dei civili, e quindi si era fatto una certa cultura senza essere laureato né in leggi né in niente. E per cui lui li classifica proprio metodicamente reati contro una persona, reati di violenza contro chi non si può difendere, reati contro il patrimonio, reati di mafia, reati di banditismo, li classifica tutti molto precisamente, e ognuno dà il suo, secondo il suo metro, infallibile. L'unica che conosce queste sue elucubrazioni è la moglie poverina, che lo deve sopportare. Lui rimane chiuso nel suo studiolo pensando sempre a tutte le grandi punizioni. Ogni tanto la moglie fa capolino e lui gli dice la sua ultima trovata, e la moglie si fa la croce e scappa, no? Perché lui arriva anche a prendersela con il Padre Eterno, perché il Padre Eterno ci ha dato il libero arbitrio. E noi di questo libero arbitrio che cosa ne facciamo? Ne facciamo un uso sconsiderato. E allora lui arriva in un momento in cui gli sembra di toccare il cielo con un dito, di aver provato il massimo della sua, la summa della sua ricerca filosofica. Dice: ma se il Padre Eterno ha sbagliato in questa cosa, allora cioè, non è vero che che è perfetto, che è onnipotente, che è onnisciente. Se ha sbagliato vuol dire che non è tutte queste cose, e allora non è neanche Dio. Cioè, come fa a essere Dio se non è perfetto e onnipotente? Allora Dio non esiste. E quindi quando comunica questa sua provata alla moglie, la moglie si fa la croce e scappa, perché non vuole essere coinvolta nell'eresia di questa persona. Ecco, quindi il libretto è disseminato di simpatiche trovate, ma poi dopo la risatina
bisogna invece pensare a che cosa c'è dietro. Se noi pensiamo, qui un capitolo è dedicato alla tragedia di Enzo Tortora, che ecco, è tipo quella di Beniamino Zunchetto, anche se durata molto meno, ma è stata di una violenza inaudita, perché anche se per breve tempo ha fatto nel tritacarne quest'uomo, proprio perché era così ben voluto dalla gente, è stato violentato da alcuni magistrati che hanno fatto carriera poi, nonostante lui sia stato poi scagionato, redento, eccetera, questi hanno continuato la loro carriera, hanno migliorato la loro posizione, hanno la loro pensione oggi e nessuno gliela tocca. E quindi Erminio, non vi lascio immaginare che cosa farebbe di quella pensione e di quei magistrati che hanno fatto queste colpe dopo che sono stati smascherati nella loro. E evidentemente l'atteggiamento di Erminio e mio, che gli metto in bocca questi pensieri, è un atteggiamento punitivo, che ho fatto una scelta di campo, perché quando si fa la satira bisogna, cioè se si vuole suscitare una reazione non si può stare in mezzo ma mediare, bisogna passare da una parte o dall'altra. Allora lui si rifà, sì, al trattato di Beccaria dei diritti e delle pene, anche lui arriva all'idea che fosse giusto, come per Beccaria, illuminista del Settecento, nonno di Alessandro Manzoni, e quindi Beccaria, giovane, aveva scritto questo trattato in cui confutava la pena di morte, sostenendo che la pena di morte non è la peggiore delle pene, invece l'espiazione lunga del reato fa maturare, fa capire meglio sulla pelle del reo di quale colpa si è macchiato, e magari con lavoro forzato, con un terreno impegnato, il carcere in tempi moderni è una struttura rieducativa, riabilitativa, quindi deve avere questa funzione. Ci sono certi reati talmente efferati che uno dice: ma che cosa vogliamo ridire? Cioè, che cosa si può tirare fuori da questo personaggio che ha ammazzato in questo modo, con l'acido ha sciolto il bambino, oppure ha tagliato questa donna a pezzi, l'ha messa nel freezer, oppure adesso questa setta satanica che nei giorni scorsi è venuta alla luce questa vicenda pazzesca, verrebbe quasi da pensare di mettere in vigore il rogo per bruciare questi satanisti, questi. È difficile trovare un modo di pensare che possano essere salvati e rimessi in carreggiata e trarre qualcosa di buono. A me non viene in mente niente di questo. Però il mantenerli a vita in punizione anziché sopprimerli è certamente più duro che non sopprimerli. Ma poi qui le cose si sprangiano. Pensate che profeticamente il giorno che io ho presentato la prima volta questo libretto, la mattina sui giornali c'era la notizia di un ergastolano che era uscito in permesso premio. Già, è uscito un ergastolano in permesso premio, cioè, dagli un altro premio, nel senso che un giorno gli dai da mangiare anche il vigneto, oltre il pane e acqua, ecco, è già un premio quello, ma il fatto di farlo uscire, ma che cosa può fare un ergastolano se non approfittare
della libertà che gli stai dando, ma mica torna. Ma cioè, tanto più di quello non può fare. Più di tanto, ragazzo. Ma senti, chi ha avuto la moglie, la figlia, il figlio ammazzato da costumi, e se lo vede in giro, mentre il proprio figlio, quello sì che è condannato eternamente, senza possibilità di appello. Allora questo ergastolano non solo non si è limitato a godersi l'uscita premio e a non tornare. Ma prima di cosa? Ma ha ammazzato un altro mentre era bella finale. Tanto più di quello non ti va in una. Esatto, si è comportato come caso. Ecco, quel giorno che è uscita sulla stampa questa notizia, mi sono arrivati la scatola con i volumi appena stampati e abbiamo fatto una presentazione, quindi proprio andava ad hoc. Adesso io mi fermo un pochino e avendo suggerito, perché l'avvocato non ha ancora detto, quindi è in condizione di inferiorità, nel senso che non avendo letto non può farmi delle domande circostanziate, però con questa presentazione ci ho dato un po' un panorama e quindi puoi intervenire sulle cose che ho detto io sulla clemenza, sulla... Ecco, facci un po' un panorama serio. Io mi siedo e ascolto. Io serio, dai. Beh, così funziona. Beh, perché devi riportarmi sulla retta via. Giusto, se no io continuo a stannazzare. Vabbè, che cosa ti posso dire? Che è in modo carino, simpatico e diretto anche, per riprendere, diciamo, quello che ha fatto Dante a suo tempo, cioè, chiaramente, ci ha colpito quando, insomma, ha costruito tutto quei gironi dove con tanta cura metteva tutti quei peccatori di ogni cosa, di ogni dove, proprio. Cioè li ha creati lui, cioè che c'è di peccati, manco, cioè probabilmente se ne immaginava quanti ne ha fatti. E invece è stato un po' più lieve per Purgatorio, Paradiso, eccetera. Evidentemente Dante aveva capito che quando si va a trattare degli atteggiamenti, diciamo, più negativi dell'uomo, che spostano la condizione dell'uomo verso condizioni diverse da quella dell'essere umano, addirittura anche deformate, e questo stimola ovviamente a ricostruire, a creare proprio la scala di queste malefatte e di questi peccati secondo i principi che poi ognuno ha. E questo mi sembra più o meno un personaggio del genere in chiave moderna, perché giustamente non... se andiamo a riprendere la Divina Commedia, anche ho avuto difficoltà a capire di che cosa, di quale strano affatto sta parlando Dante in quel meraviglioso italiano, ma insomma non facilissimo. E niente, quindi dai, me lo leggo con interesse, credo sia simpatico e utile, perché soprattutto diciamo che il diritto si presta anche a volte a queste cose, soprattutto il diritto penale in sue certe manifestazioni. Io ho mandato un messaggio a Pierluigi e gli ho detto: guarda, se vuoi ti faccio tre esempi, se posso te li faccio, cioè, casi in cui proprio il diritto penale e ancor più la parte della pena raggiunge dei livelli veramente notevoli. E parliamo dell'antichità, parliamo di Roma, dell'antica Roma. Roma, che ha avuto periodi lunghi, aveva una grande capacità nel diritto civile, nel diritto privato, è stata creatrice, fondatrice di istituti che sono presenti nel nostro codice, anzi sono la base del nostro codice, usufrutto. Tutto il mondo anche. Esatto, e poi dal nostro codice in tutto il mondo, la cosa curiosa è che anche diritti che hanno basi diverse come quello anglosassone riprendono una marea di istituti di diritto romano. Non parliamo dei tedeschi che avevano diritti loro, diritti di origine tribale, eccetera. In realtà il diritto romano è arrivato fino a noi grazie a loro, ai commentatori e ai glossatori, cioè che facevano i commenti al diritto romano passandolo dal latino, cercando di farlo anche arrivare in modo più, diciamo, barbaro e come linguaggio. E addirittura i glossatori, quelli che inserivano dentro le righe
le spiegazioni di quello che la norma significava. Quindi era proprio, e grazie a questo è arrivato fino a noi. Quindi erano molto bravi. Hanno creato istituti incredibili che ancora oggi sono perfetti, le cui loro parole sintetiche, le loro frasi che li definivano, perché venivano definiti con frasi, non avevano norme, numeri, eccetera. Le leggi erano frasi proprio stringate, precise, hanno proprio stabilito le basi del diritto civile. Però avevano dei problemi anche loro con il diritto penale e soprattutto con le pene. Non avevano problemi col fatto di individuare dei fatti di reato, quelli li conoscevano bene. Non avevano problemi nell'individuare anche il tipo di pena che doveva essere fatta. Però i problemi sorgevano quando la pena la dovevano materialmente eseguire. E quindi lì cominciavano a dire, ma vale la pena di eseguire, scusate il gioco di parole, questa pena? Oppure col tempo, e infatti spesso queste forme di pene venivano cambiate. Adesso ve ne cito tre, per dirvi dove potevano arrivare, in questa è anche a volte immaginazione che li doveva sicuramente accompagnare, perché adesso vi racconto. La prima è la pena del sacco, la pena cullei. Culleus significa sacco. Questa pena veniva data al parricida. Parricida dovrebbe venire, perché ci sono due teorie, patrem e cidium, quindi chi uccide il padre. In realtà è corretto dire che chi uccide il titolare della patria potestà e quindi anche chi uccide la madre. Quindi è uno di quei casi in cui, un po' paradossalmente, i due sessi venivano parificati, e però venivano parificati da morti, cioè stiamo condannando il figlio in realtà. Teoria dice invece patriam ecidium, cioè il traditore della patria. Ci sono anche, diciamo, chi sostiene questa teoria, però è molto più chiara quella del parricida, quella proprio dell'uccisione dei genitori. Perché veniva punito, veniva messo in un sacco di juta, il culleus, con quattro animali: un gallo, un cane, una vipera e una scimmia. Chiuso e lentamente dall'alto immerso nel Tevere. Ok? E questa era la fine del parricida. Cioè, per farvi capire quanto siano diverse oggi le loro pene, qui loro volevano far espiare queste colpe che questi animali rappresentavano. Ognuno di questi animali rappresentava una deformità dell'uomo. Ok? E qui mi riallaccio anche un po' a quanto poi troveremo qui. Ma loro sono andati oltre. Loro erano, infatti ho detto, vi ricordo che certe cose, loro erano ancora bellissimo. E quindi praticamente di solito si moriva per annegamento, immagino, non voglio capire cosa succedesse all'interno del sacco, esatto, dove la vipera rappresenta in realtà colui che si mangia il proprio seme, il cane rappresenta colui che un momento prima è il tuo più grande amico, ma un momento dopo ti azzanna perché magari ha un istinto. Il gallo è la presunzione assoluta che ti fa fare delle cose che non dovresti neanche pensare, e la scimmia, come la pensavano i romani, erano degli uomini non uomini che ancora dovevano diventare uomini, quindi dei subuomini. Tutte queste cose venivano messe nel sacco per ricordare a quella persona quanto aberrante fosse. E erano tutti già quanti gnani, insomma. Però io, ovviamente, noi siamo persone un po' più sensibili forse ai diritti degli animali, e sinceramente io la definisco non per la pena, quella era una pena di morte, la potevano eseguire in tanti modi, ma cioè la scelta di questi poveracci, cioè, che cosa? Comunque ci dice anche il rapporto tra romani e animali, che non era proprio uguale al nostro, li consideravano nei loro pregi, sì, per mangiarseli, usarli, e poi tanti difetti vedevano negli animali, le maschere degli animali rappresentavano sempre delle cose negative o delle deformità. Secondo esempio, sempre più allegro, qui addirittura usciamo fuori dal diritto penale, entriamo in quello che sarebbe oggi il diritto civile, cioè un debitore che ha più creditori
ed è insolvente nei confronti di tutti. Cosa succedeva? Che se i creditori si mettevano d'accordo, andavano dal magistrato. Il magistrato dava l'ordine, licitava, e allora delle guardie partivano, aprivano le piazze, prendevano il debitore insolvente, lo portavano al centro di una piazza facendo proprio sgombrare tutti, cioè creando proprio la folla che vedesse la pena, legavano gli arti del creditore a ognuno dei cavalli, cioè del debitore a ognuno dei creditori a cavallo, ok? Si mettevano in un quadrivio e al segnale partivano, ok? Poi a voi immaginare. Vi dico solo che però questo era il modo finale per soddisfare il debito, perché ognuno di questi si prendeva il pezzo e saldava così il debito, diceva: non me l'hai pagato in denaro, non me l'hai pagato in beni, beh, mi sono preso un pezzo di te. Quindi immaginatevi quanto questo oggi è il diritto civile, che si risolve con un pagamento, si va in banca, si chiede un mutuo, si fa qualcosa, ma non di certo che arrivano i creditori e ti aprono così. Per dire quanto probabilmente il debito fosse più grave, uno dei reati più gravi, cioè non era un fatto di diritto civile, qui siamo ben dentro il diritto penale, anche quasi il diritto penale sacro, perché pene così sono tremende. Infatti qualcuno dicono che, cioè, le mette in discussione, dice: no, ma non le hanno mai applicate, e qualcun altro dice: sì, no, qualcuno le hanno applicate, le hanno viste, hanno il loro effetto spettacolare, e nessuno si è mai più messo nelle condizioni praticamente di avere più creditori insieme, perché poi finiva così. Vi racconto l'ultima, che è una procedura, la cosiddetta procedura Lance et Lice, è quanto fosse importante la distinzione per loro, per i romani, tra il giorno e la notte, soprattutto tra il fur diurnus e il fur nocturnus, cioè il furto di giorno e il furto di notte. Nel furto di giorno, se veniva colto il ladro, e veniva preso, veniva arrestato, portato davanti al magistrato, oggi chiamiamolo giudizio per direttissima, condannato, e la pena era una parte di taglio, chiamiamola così, o mano, la legge chiama del taglione, hai preso con quello, ti taglio quello, oppure scappavi in quel modo, ti taglio un piede, oppure riducevano in proporzione, e qui i romani sono stati molto bravi nel capirlo, quanto danno riusciva a risarcire. Quindi mettevano in mezzo anche il risarcimento del danno, e i bravi avvocati, di cui poi a fine Repubblica Cicero negli altri, sono riusciti addirittura attraverso il risarcimento del danno, chi ovviamente se lo poteva permettere di risarcire questi danni, ad evitare anche le pene corporali. E questo era il fur diurnus. Quello notturnus, sentite qua, allora, la notte era considerata un periodo in cui la gente è in condizioni di totale vantaggio, perché la vittima è in condizioni di totale svantaggio, perché di notte i romani dovevano dormire, non dovevano fare la guardia a tutte le loro cose, quindi il sonno era sacro. E allora cosa succedeva? Che quando c'era un furto in appartamento, oggi lo chiameremo così, e il ladro veniva catturato, veniva immediatamente chiamato due persone, prima il vicino, perché il vicino c'era sempre in queste procedure, perché testimoniava e certificava l'avvenuto fatto, quindi era lui il certificatore alla fine. E poi chiamava il magistrato, che gli diceva: sì, ti autorizzo alla procedura che si chiamava lancet et licet, che poi andrebbe letta al contrario. Licet significa rendere illecito, lance, l'uso della lancia. Veniva data una lancia alla vittima e con quella lancia trafiggeva a morte il ladro. E questo è furto di giorno e furto di notte con persona coda in flagranza, chiaramente pesante. Detto questo, vi ho rallegrato la serata, per fortuna che Riccardo ha scritto un testo più ironico e più simpatico, però per dirvi quanto oggi si può vedere queste cose con degli occhi, per fortuna, da lontano, e quindi anche fare dell'ironia anche su queste cose sarebbe bene. Infatti noi dobbiamo considerare
che loro avevano delle idee veramente strane. Infatti vi ho detto, sotto l'aspetto del diritto civile erano bravissimi, perfetti gli inventori, ma quando si trattava di pene, proprio penale, anche se la cavavano, ma quando si trattava di pene erano veramente messi un po' male. Ok, scusate questo intervento, però ci tengo a raccontarvi quanto i romani antichi, prima di noi ci lamentiamo contro degli stati che hanno portato torture, questi qui agivano tranquillamente così sul corpo fisico senza niente, come niente dopo. Vabbè. Ma guarda, io è da molto che desideravo fare una presentazione affiancato da un uomo di legge o una donna, insomma. Meglio, forse. Sono più bravo anche, tra l'altro. Anche più severo. Questo mio desiderio con questo confronto di oggi, mi dà ragione, avevo visto il giusto, perché questa presentazione è decisamente la migliore tra tutte quelle che ho fatto, anche se sono senza voce, perché c'era la tua voce che ha. E quindi ti prenoto anche. Dovremmo fare un'altra presentazione per la FIDAFA, associazione di cui tua madre è. No, qui mi toccherà per forza quella. Salvatemi, portatemi, andiamo a cena. Mi farà piacere. Ma prima del codice romano c'era anche il codice di Hammurabi. Quello è un capolavoro, veramente. Raccontaci qualcosa. Ma questi qui soprattutto è importantissimo, perché il diritto soffre di un grandissimo problema, la pubblicità. Cioè io posso scrivere tutte le, cioè posso fare tutte le leggi che voglio, che però se chi le deve esatto non le conosce, che cosa gli dico? Ti condanno a sì, ma io non lo sapevo. Oggi c'è il principio dell'ignoranza legis non excusa, perché ci sono tutti gli strumenti per comprendere, cioè per trovare la legge. In più con l'informatica oggi è veramente, non c'è proprio scusa. Però un tempo mica era così. Un tempo le leggi c'erano, il problema era renderle pubbliche. E a Babilonia, e anche nelle città assire, siamo intorno all'inizio del XVIII secolo a.C., quindi mamma mia, tempo, molto tempo fa, c'erano dei sovrani assolutamente illuminati che cosa pensavano? Come fare a rendere pubblica la legge? La scriviamo. Ma la scriviamo dove? Non è che possiamo scriverla dappertutto. E invece sì, Babilonia, le pareti delle vie erano ricoperte di norme di legge. Chi passava, i passanti, era fatta apposta a Babilonia, perché tu entravi dalle famose porte, i star, eccetera, e facevi dei percorsi. Facendo questi percorsi leggevi il regolamento. Le leggi di Babilonia, che erano di diritto pubblico, privato, di diritto internazionale soprattutto, una ti diceva vai dritto fino a una zona di Babilonia, ed era praticamente il, come lo vogliamo chiamare, il lazzaretto dove si passavano i 3 giorni. Cioè ogni straniero doveva entrare lì, stare in studio, quando viene messo quarantena. Lì, bravissimi, quarantena per 3 giorni. Poi veniva visitato dai medici, tutti venivano visitati dai medici, e se andava bene li facevano andare in giro a fare i loro traffici, il loro commercio, eccetera. Se non rimanevano lì, dopo 6 giorni fuori dalla città, ok? Per dire come erano già organizzati dal punto di vista sanitario, perché entrava di tutto a Babilonia, veramente di tutto. E quindi loro scrivevano queste leggi. La legge più importante era appunto il codice di questo sovrano illuminatissimo, che già nel 1700 a.C. aveva fatto questo codice meraviglioso, pieno di norme validissime, di norme anche molto etiche, dove venivano messe in rilievo il rapporto tra uomo e donna, tra padre e madre, tra figli, e poi da lì si passava a norme di diritto pubblico, norme di diritto penale importante, ma soprattutto tanti regolamenti, norme regolamentari, che chiunque vedesse il codice doveva immediatamente applicare. Quindi nessuno poteva tirar fuori la scusa non conosco la legge. Ce l'hai sui muri e poi ce l'hai proprio scritta tipo Costituzione lì. Ed era lo stesso delle 12 tavole di Roma nel 443, mi pare, antichi, dove c'erano anche qui delle norme importantissime, erano la Costituzione di Roma, sebbene fatta
un misto di norme anche qui di diritto privato, diritto pubblico, e norme che legavano anche i vari le varie 443 dopo Cristo. No, siamo proprio nella primissima Roma repubblicana, dove la Repubblica si è messa il problema. Siamo una Repubblica, dobbiamo dire qualcosa alla gente, cosa deve fare e non fare. Hanno fatto le leggi 100 anni dopo la fondazione. Esatto, sì. Già questa... Siamo a 70 anni dopo il re, siamo i primi 70 anni. Dopo l'impero la Repubblica. Dopo i regni, la Repubblica, poi l'impero. E quindi siamo nel 443 e cosa succede? Che non mi ricordo quanti anni dopo, pochi, è scoppiato un incendio per un'invasione di qualche tribù, le 12 tavole distrutte. E qui era curioso perché c'è proprio il racconto di questi genitori che erano molto tristi e disperati, perché dicevano: ma come, abbiamo perso le nostre leggi, abbiamo perso la nostra Costituzione, come faremo? E sono stati i ragazzi che hanno salvato Roma, perché l'avevano studiata a scuola, ok? Quindi tutti sono, ma che cosa è la mater, ma di cosa ti preoccupi? E glielo ripetevano, proprio sono andati, hanno trascritto, hanno ritrascritto, modificando anche meglio, queste 12 tavole che sono diventate anche 13, nel frattempo ci hanno fatto l'aggiunta, per dire quanto, queste norme, quando vai a scrivere la norma, Hammurabi in quel periodo, i romani in questo, crei l'incorporazione della legge nel testo, cioè il testo diventa, e lui non è che la legge la devo cercare nell'autorità, è quel testo, io lo leggo e lo devo rispettare solo perché l'ho letto, non importa poi chi l'ha fatto, chi l'ha detto, e questo è importante perché così fa diffondere la legge dovunque e per tutti. Il codice di Hammurabi era più punitivo di quello romano. Prevedeva diverse cose, per certe cose sì, era molto severo, per alcuni fatti di reato, per maltrattamenti, per distruzione anche di edifici, era tremendo, dava la pena di morte se lo facevi volontariamente, poi sì, era per certe cose sì, le 12 tavole erano un codice molto severo, però dava norme un po' di tutto, per esempio sui regolamenti, come ci si doveva comportare anche nei rapporti di vicinato, come ti dovevi rivolgere, perché se ti rivolgevi male scatenavi un qualcosa che poi finiva male, quindi cercava di anticipare anche dei comportamenti, e questo è uno dei, diciamo, punti forti dei romani, che quando facevano le leggi non è come noi oggi che ha fatto accaduto facciamo la legge, loro la prevedevano e quindi la facevano prima, e quel fatto non accadeva perché avevano fatto la legge, erano leggermente in anticipo, quindi le cose funzionavano in questo senso. Però da un certo punto di vista il codice di Hammurabi, anche se aveva magari dei dispositivi più crudeli o più drastici, però aveva anche la prevenzione, quello di pubblicizzare nelle mura della città tutta la legge, veramente è un segno di civiltà. Sì, perché probabilmente loro hanno capito che qui abbiamo una necessità forte, qui sta arrivando di tutto, poteva, se non dai delle norme, delle regole per tutti, che parlano lingue diverse, c'è la Torre di Babele lì, che è ripresa come quella torre dove non si capiva niente, invece in realtà era un enorme ziggurat dove si facevano degli affari enormi, cioè non era proprio così. E si facevano anche questi affari perché venivano rispettate queste leggi, e alla fine invece di arrivare a scontri perché magari non ti capivi, seguendo queste leggi realizzavi anche quello che tu eri andato a fare poi a Babilonia. Cioè era la spina dorsale, sì, di tutto l'andamento della città del comportamento etico, ed era eccezionale perché poi uscivi di poco fuori da quello stato e magari trovavi stati totalmente privi di queste regole o di regole di questo tipo. Io oggi sto apprendendo delle cose, che sono arrivato a 75 anni. Ma questi si studiano. Non sono un analfabeta. Io sto facendo una cultura abbastanza alta, però queste è rimembranza di istituti, di università, quando si studia storia del diritto. E mi rammarico di non averle saputo, perché dovrebbero questi concetti, almeno questi di base, io credo che dovrebbero essere messi a conoscenza
dei bambini dalla scuola elementare. Certe cose in effetti. Perché sono. Quell'esempio delle 12 tavole, cioè chi è che ha salvato a Roma il comune? I ragazzi che l'avevano imparato perché a scuola glielo facevano studiare. Cioè, ma anche questa pubblicità delle leggi lungo i muri della città, sono cose che nell'educazione civica di un bambino, non dico già dalla scuola elementare, ma almeno dalla scuola media, insieme a tutte le altre storielle che vengono raccontate. Beh no, sono cose sicuramente queste sono decisamente più formative. Sì, le hanno cancellate, l'educazione civica l'hanno cancellata. E invece bisogna ripristinarla. E queste conoscenze dovrebbero essere la fiaccola che dovrebbe illuminare la coscienza di un futuro cittadino. Facciamo un salto un po' più verso la Sardegna, nel periodo di Eleonora d'Arborea e Maria Franco. Anche lì sappiamo che c'erano delle leggi decisamente ancora più moderne oggi di certi articoli di legge attuali. Ho sentito Aldo Cazzullo l'altro giorno che al termine della puntata su Artemisia Gentileschi, una pittrice, un'artista del Seicento, non vi sto a raccontare tutta la vicenda, la storia che è questa, però questa donna aveva denunciato il suo stupratore, che poi era amico del padre, e la violenza l'ha subita lei, prima dallo stupratore e poi dalla giustizia, perché la procedura prevedeva che la vittima che denunciava dovesse essere sottoposta a tortura per ribadire le accuse fatte, e il violentatore invece stava lì a guardare la scena. Poi è stato condannato all'esilio, ha fatto finta di andarsene ed è tornato, cioè non si è mai allontanato da Roma. Ecco, ma Cazzullo, andando avanti di qualche secolo dopo il Seicento, cita il fatto che nella giurisprudenza italiana la signora Viola siciliana nel 1960 qualcosa, non ricordo se 60 o 80 addirittura, o nell'80, che decide anni 60 di non ricorrere al matrimonio riparatore. Ecco, Cazzullo forse ignorava che questa disposizione Eleonora d'Arborea l'aveva già stabilita nella Carta dei Luoghi nel 300, cioè 500 anni, 600 anni prima di questa siciliana Viola, tanto merito eccetera, però noi in Sardegna avevamo, grazie a Mariano IV e Eleonora d'Arborea, già delle pagine illuminantissime di giurisprudenza. Assolutamente. No, confermo, veramente. No. E purtroppo i codici di Eleonora erano veramente delle pagine. Anche questo altro, in un periodo in cui non ce n'era tanto, non era un periodo di grande formazione del diritto. Il diritto è nato più tardi, è nato dal 600 in su, per poi scoppiare dopo la Rivoluzione francese. La donna quindi poteva decidere di non ricorrere, di non costringere il violentatore al matrimonio riparatore, e decidere quindi se perdonarlo oppure farlo punire. Ed era una concezione nel 300 in Sardegna che ancora abbiamo dovuto aspettare il 900 per vederla scritta nella giurisprudenza italiana. Ma se pensiamo che Lincoln ha abolito la schiavitù in America nel 1800 e passa, e Mariano IV l'aveva abolita nel 1300, la schiavitù, cioè abbiamo tanti esempi illuminanti di una civiltà che viene da lontano e che non viene conosciuta, non viene raccontata a scuola, perché e come tante altre cose che ci riguardano. Roma docet. E qui stiamo parlando nella casa in cui più spesso vengono nominati i murali, le domoseiane e tutta l'archeologia, perché siamo nella sede di Orebu e quindi
gli argomenti più frequentemente trattati sono questi. Soltanto adesso, molto timidamente, si sta cominciando a esportare questa conoscenza, ma ancora i libri di testo che insegnano la nostra storia non lo comprendono. Ci sono adesso docenti ormai molto illuminati che vanno per conto loro e comunque insegnano, perché non sappiamo di Orazio Cogliazzi, che se ne fregano del programma ministeriale, fanno per noi. Ma io sono molto soddisfatto di questa illuminazione che ci hai portato, e se hai qualche altra, se vuoi regalarci qualche altra perla di conoscenza, noi siamo tutti in attesa. Mi avrete beccato così previsto, all'improvviso. No, che cosa vuoi dunque? Su che cosa possiamo dire? Abbiamo parlato male in questo caso dei romani, posso aggiungere una. Facciamogli fare però anche una bella figura. Per esempio, il fatto che erano talmente bravi che con una frase loro riuscivano a creare un concetto intero e tutti gli istituti giuridici che poi ricomprendevano, no? Per esempio, il termine obbligazione, ok? Chi ha fatto diritto sa che obligatio est iuris vinculum quod necessitatis astringimus alicuius solvende rei secundum nostra civitatis iura. Allora, semplice, eh? Però racconta tutto. Dice l'obbligazione, dice, ma cos'è l'obbligazione? Che è un titolo? No, aspetta. L'obbligazione è un vincolo giuridico che loro dicono, noi poi potremmo dire si intreccia, loro dicono proprio stringe i due contraenti, li vincola, in modo che vadano a fare che cosa? Creare una regola per solvende rei, cioè per risolvere la cosa, molto semplice. Cioè, ok? E poi termina dicendo secundum nostre civitatis jura, cioè aggiunge anche questo va bene se viene fatto secondo le regole della nostra cittadinanza. Cioè, qui si fa così. Quindi se due parti si incontrano qui e si mettono d'accordo su questo, regolano qualsiasi cosa che loro vogliano risolvere. Quindi praticamente ha dato in una semplice frase, danno tutto quello, la definizione di diritto che ci vuole circa mezz'ora per darla oggi, che cos'è, una semplice frase con ablativi assoluti, messi bene, perfetta, cioè, per dire quanto erano bravi su questo tema. Poi insomma, esempi di grandi giuristi ce ne sono da tutte le parti, non è che, ripeto, a volte sono venuti in tempi giusti, a volte sono venuti in tempi meno giusti, cioè, Concludendo questo excursus, vi voglio dire anche una delle motivazioni che mi hanno guidato a scrivere. Noi effettivamente quando sentiamo, basta guardare anche quella rubrica che c'è sull'Unione Sarda delle pareri dei lettori, ogni giorno ci sono sfilze di lettori che scrivono sperando in giustizia più punitiva, c'è una diffusa coscienza, o meglio volontà di repressione, che io adesso qui non entro, non so se sia giusta o sbagliata, però c'è un sentimento diffuso. E allora questo racconto di questo erminio vuole essere anche una strizzatina d'occhio al lettore che magari in cuor suo avrebbe ugualmente l'idea di una punizione più severa di quello che prevede la legge e che applica, ma se ne vergogna perché sono dei pensieri poco e quindi in ognuno di noi si può nascondere questo erminio e avere nel segreto della propria coscienza l'idea di essere più repressivo. Poi però, se si partecipa a un dibattito, a un incontro, a un confronto, le persone si vergognano di aver pensato anche soltanto per un attimo
a quel tipo di comportamento. E quindi ecco, questo mio cimento letterario voleva essere anche una così, uno sfrugugliare nella coscienza di ciascuno di coloro che lo leggerà, di metterlo di fronte alla propria coscienza, di farlo riflettere se sia giusto pensarla in maniera più punitiva oppure in maniera più... perché dobbiamo anche pensare che quando viene toccato un qualunque sconosciuto a cui viene fatto un torto grave dell'uccisione di un figlio o della moglie o d'altro, cioè noi non dobbiamo pensare asetticamente, dobbiamo metterci nei panni di quello che ha subito quella violenza e guardarci allo specchio e dire: ci piacerebbe se questo reato fosse stato fatto a noi, accetteremo di buon grado una penitenza clemente, civile. E poi ci dobbiamo anche dire: ma sarebbe giusto invece infierire eccessivamente? È un discorso alla coscienza di ciascuno nel suo intimo, senza prendere le parti né in una direzione né nell'altra, un dialogo confidenziale con chi avrà voglia di leggere. Io vi ringrazio, soprattutto Alessandro di questa una bella discussione, bellissima veramente, è la presentazione che mi ha più soddisfatto tra tutte quelle che ho fatto fino ad oggi. Quindi mi dispiace, bravo.